La Nuda Verità, la rubrica di Millennium che si mette a nudo e vi racconta i segreti dell'amore, la passione, la differenza tra uomo e donna e la verità sulle coppie. La Nuda Verità di Mirko Spelta. Oggi iniziamo un po' prima perché abbiamo un ospite. Intanto diamo il benvenuto a Mirko Spelta. Buon venerdì a te, Mirko. Ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori. E rieccoci, puntata specialissima. Ecco, non siamo soli perché è venuto a trovarci un ospite che poi insomma andremo a presentare. E che ospite, perché immagino gli amici a casa già hanno inquadrato di chi si tratta. Alcuni no, ma noi teniamo questa piccola aura di mistero. Esatto, soprattutto per quelli che ascoltano la radio. Eh sì. Quindi tra poco la presentiamo. Ci stai? Molto volentieri. Andiamo subito con Mecna e Coco, la più bella, guarda caso. Bella. E allora benvenuti, caro Mirko. Adesso insomma devi fare proprio le presentazioni, quelle vere. Un po' faccio gli onori di casa. Esatto, fai gli onori di casa. E che onori. Allora io sono, devo dire che sono molto emozionato, perché abbiamo con noi una giornalista. Ma di quale livello stiamo parlando? Ha lavorato per Grazia, ha lavorato per Flair, per D, la Repubblica delle Donne, MFF Fashion, ma soprattutto per 8 anni è stata il direttore del magazine femminile più letto al mondo, il testo sacro dei giovani, la guida per vivere meglio per eccellenza, ma non solo, qui che stiamo parlando di Cosmopolitan Italia, ma non solo, è musicista, pianista, sì, bassista e suona la tromba. Signori, è con noi Francesca Delogu. Io le farei un applauso, se lo merita. Wow, grazie. Mamma mia, ciao Francesca, Mirko, come stai? Ciao ragazzi, benissimo. Allora, grazie, come ti trovi qui a Radio Millennium? Benissimo, sono arrivata innanzitutto accolta da 2 cagnolini. Sì. Io adoro i cani e quindi questo mi ha aperto il cuore. È una radio pet friendly, diciamola. Diciamolo. Molto bene, poi sappiamo che parleremo di un po' di cose, tra cui sappiamo anche il fatto che anche a te piacciono tanti cani. Tantissimo. C'è tutta una storia e parleremo anche di questo. Allora, però oggi parliamo di un argomento per il quale abbiamo preso assolutamente la palla al balzo. Sì. Per poter, vero? E sì, infatti io prima lo anticipavo, ho detto che oggi avremmo parlato di seduzione. Esattamente, oggi abbiamo preso la palla al balzo per poter parlare dal lato femminile, visto che purtroppo a me tocca condividere questa trasmissione con un altro maschietto e che noia. Ecco. Per cui stavolta ne parliamo dal punto di vista femminile, perché noi siamo una trasmissione, caro il mio Alberto Zanni, di servizio sentimentale. Benissimo, e allora oggi parliamo appunto di seduzione. Bene, mi sento già a mio agio. Ma molto bene, molto bene. E però siccome l'argomento della seduzione è un argomento abbastanza vasto, andiamo un pochino più sullo specifico e ne parliamo dal punto di vista appunto femminile. La domanda è questa, la facciamo a te e la facciamo anche alle nostre ascoltatrici. Allora, per quello che riguarda la seduzione femminile, è vero che, o meglio, qual è dei due che è più realmente seducente e intrigante per una donna? L'uomo bello, quello oggettivamente bello, cioè voglio dire non Alberto Zanni, David Gandy, piuttosto che Henry Cavill, piuttosto che Johnny Depp, eccetera, oppure è più intrigante e più seducente l'uomo magari un pochino meno obiettivamente bello, ma brillante, che ci sa fare, che ha uno sguardo di un certo tipo, che sa quello che vuole? Quale dei due per una donna dal lato femminile è veramente intrigante? Allora, questa domanda poteva farla solo un uomo, perché innanzitutto specifico che tutto quello che stiamo dicendo non è preparato, questa è proprio la nuda verità, quindi non ero preparata sulle domande. E siamo la nuda verità. Adesso devo subito dire che colgo una grande differenza tra Gandhi, tu hai parlato di Gandhi, di Johnny Depp, dicendo il bello, ma per me non è la stessa cosa un Gandhi e un Johnny Depp, perché Gandhi è il bello e basta, diciamo, per me l'uomo soprammobile. L'uomo soprammobile non l'avevo mai sentita. È proprio il bellone, sempre con quell'espressione un po' convinta, così. Invece il Johnny Depp è un bello maledetto, cioè è quel bello che ha quel côté così un po' gotico, un po' maledetto, anche un po' ribelle, e che ha dei contenuti. Cioè c'è il bello con i contenuti e il bello senza contenuti. Ok. E
ovviamente lo so, senza offesa per il signor Gandhi, però io lo vivo così. Okay, e quindi diciamo che ovviamente il bello con i contenuti è proprio quello che fa 100. Ok, ma quello un po' più bruttino o meno bello, ecco, diciamo, però molto intrigante. Ma allora, quello che ci sa fare, insomma. Quello che ci sa fare, anche questo è un concetto, è una domanda, per quello dico, una domanda molto maschile, perché ci sa fare dipende, dipende. Nel senso, se uno ci sa fare, bello o brutto che sia, se ci sa fare per te e ti piace, è ok, bello o brutto che sia. Meno male, Alberto, vedi come sono, più, come sono più avanti le donne da questo punto di vista. È altro tutto che relativo, noi. Cioè, saperci fare, magari alcune donne per saperci fare intendono, non so, l'uomo che le va a prendere con la bella macchina, che le invita a cena, per altre invece saperci fare è l'uomo che ti fa tante sorprese, o magari l'uomo più artista, per cui il saperci fare ovviamente è molto soggettivo, è declinabile. Ma anche l'uomo che fa ridere. Allora, sicuramente devo dire che l'uomo che fa ridere, come l'uomo che cucina, è il classico, se vogliamo, stereotipo che piace molto alle donne. Okay. Non a me, però in generale piace. A me non piace né l'uomo che cucina né l'uomo che fa ridere, perché dopo un po' mi annoio, cioè non, mi stufano. A me gli uomini che parlano non piacciono. Per me l'uomo deve stare zitto. Ah, vedi? Bene, siamo già tagliati fuori, Alberto. Va bene, allora sai cosa facciamo? Noi stiamo zitti per un po', mandiamo una canzone e poi torniamo. Mi stavo domandando com'è cambiata la seduzione uomo-donna dagli anni 80 ad oggi. L'evoluzione, dici tu, della seduzione. Sì, sì. Ma nella mente femminile questo? Sì. Okay. Ma anche nella mente maschile, in tutte e due. Ok, allora facciamo così. Adesso lo chiediamo alla nostra ospite. Ne parliamo adesso o ne parliamo dopo lo stacco? Ne parliamo dopo aver ascoltato i Gesto Funk con Can We Live. Vai. Tanta, vedi che bello. Ci stiamo evolvendo anche noi, esatto, hai visto? Anni 80, anni 90, la nuda verità, e adesso insomma sentiamo. E adesso la seduzione. Allora, esatto, com'è cambiata la seduzione per quello che riguarda la percezione o anche la seduzione in ambito attivo da parte della donna? Da parte della donna nei confronti dell'uomo? Allora, sicuramente il grande cambiamento è avvenuto con i social. Forse diciamo potremmo parlare di era pre-social e era post-social nella seduzione sia al maschile che al femminile. Sicuramente i social consentono in modo proprio capillare di flirtare anche su più fronti. Poi sappiamo che noi donne siamo, diciamo sempre, multipotential, non dico multitasking perché poi è una parola che fa un po' vecchio, multipotential, cioè come dire abbiamo tante potenzialità, siete come Windows, talenti. Avete le finestre, i pop-up. Abbiamo le finestre, assolutamente, abbiamo, una volta erano le parentesi, adesso esatto. Sono le finestre, adesso siete le finestre, esatto, siete Windows, è vero. E quindi è cambiato tutto nel pre e post sicuramente social. Cosa è cambiato? E sicuramente il primo passo viene fatto spesso partendo da un'app, anche perché siamo comunque tutti sempre attaccati al telefono, anche tutti comunque molto impegnati, per cui ovviamente è un po' una scorciatoia quella, per cui io credo che parta tutto con dei messaggini. Cioè tu dici quando la seduzione parte da noi o quando parte? Entrambi, sia quando parte da voi sia come la percepite quella degli uomini, sia è cambiata insomma rispetto a quando, come dici tu, ci si vedeva alle 3 del pomeriggio alla fermata del tram perché i social, ciao. Infatti, buonanotte, diciamo che prima c'erano molti più luoghi fisici, poi siamo passati ai luoghi virtuali, e soprattutto poi con l'avvento della pandemia, essendo tutti chiusi in casa per molto tempo, lì ovviamente c'è stata l'esplosione della comunicazione e della seduzione attraverso i social. Senti, ma l'uomo come dire, tra virgolette, passami il termine generico, di una volta e l'uomo invece che fa, tra virgolette, successo adesso, hanno più o meno sempre le stesse caratteristiche? Perché hai presente, no, sul luogo comune, per cui non ci sono più gli uomini di una volta, per forza sono invecchiati, però al di là di questo sono e poi hanno fatto il loro corso. Dicevo, hanno le stesse caratteristiche o oggi si cerca un uomo più, mi viene in mente per esempio la prima cosa che mi viene in mente è il metrosexual, cioè quello un pochino più curato, un po' finito, un po' incremato, un po' più livellato rispetto all'uomo di una sicuramente volta. Sicuramente il metrosexual è un tipo di uomo che magari ovviamente come tutti i tipi di uomini e di donne
può non piacere a tutti, però di sicuro siamo usciti da quella, da quella gabbia dell'uomo che deve essere sempre l'uomo per forza il grande seduttore, cioè piace l'uomo che abbia in qualche modo integrato la sua parte femminile, questo sicuramente tantissimo, okay, sì. A vari livelli, nel senso che può averla integrata in diversi modi o anche esplicitata di più, però sicuramente piace un uomo che ha più, che prevede più sfumature e non se ne vergogna, che, non, che ha più l'intelligenza empatica, che diciamo è più, che non, non si vergogna, come dire, non teme di mettere in mostra le sue emozioni. L'uomo più a contatto con la sua parte femminile, quindi. Sì, beh, l'uomo questo... che è più a contatto e che riesce, perché tutti abbiamo una parte maschile e femminile, anche noi donne abbiamo una parte maschile, diciamo la persona, l'uomo che riesce a integrarla bene, sì, secondo me è un uomo evoluto. Questa è una cosa molto interessante e che condivido assolutamente, la possibilità di entrare in contatto con le diverse nostre parti, quindi l'uomo con la parte, con la propria parte femminile e la donna con la propria parte maschile, e non solo non vergognarsene ma fare in qualche modo una ulteriore qualità di questa parte, è qualcosa che rende il soggetto più funzionale e quindi probabilmente anche più interessante. Ecco, noi continuiamo a parlarne tra poco, adesso ci fermiamo giusto un paio di minuti. Sweet Dreams, si parla di seduzione in questa puntata della Nuda Verità. Continuiamo. Sì. Prima di continuare, però, se no poi ci perdiamo un po' di messaggi in giro. C'è quello di Riccardo di Milano che dice: io so solo cucinare e fare battute, per fortuna ha funzionato. poi dice: viva le donne che sanno ancora ridere alle battute che non fanno ridere. Ecco. Grande Riccardo. Sì. Ok. Allora, vai. Eravamo a sempre alla seduzione al femminile e una cosa. Cosa che noi approfittiamo per chiedere a Francesca, sia come donna e sia come giornalista, insomma, all'interno di questo ambito, è questo: noi abbiamo sempre sentito parlare, caro il mio Alberto Zanni, della cosiddetta seduzione di testa, no? A me un uomo mi deve prendere di testa. Ti suona la frase? Suona. Ok, perfetto. Allora adesso noi in questo caso andiamo nello specifico e cerchiamo di capire attraverso Francesca, noi e tutti gli uomini all'ascolto, che cosa significa esattamente essere presi di testa, sedurre di testa una donna. Significa esattamente quello che succede anche a voi, solo che voi non lo ammettete. Cioè? L'uomo, nel senso che la testa e il corpo sono un tutt'uno, non sono scindibili, quindi nel momento in cui, è chiaro, ci può essere una come dire, quella non ritengo seduzione quella che ha che passa solo attraverso un'immagine di un secondo, e quindi quella non è la seduzione. Io parlo di una seduzione che va un po' più a fondo, quindi non parlo di un uomo che vede una donna e dice che bella che è, chiaro che quella è la stessa cosa, succede a noi, che bella mi attira fisicamente un uomo, una donna, insomma, a seconda dell'orientamento sessuale, non è quello. E ovviamente parliamo di seduzione in questa sede, quindi quello che succede di testa è semplicemente la chimica del cervello, quello che succede quando una persona, bella o brutta che sia, ha una personalità, ha delle pieghe dell'anima, ha qualcosa che può essere anche una sua imperfezione, perché comunque ricordiamoci che le imperfezioni ci rendono uniche, unici, e quindi a volte quelle che sono le imperfezioni che magari per noi, a noi creano dei complessi o magari ci abbassano l'autostima, in realtà sono dei punti di forza, perché sono magari proprio quelle caratteristiche che possono piacere, anche lì di testa, nel senso che a volte la testa scatta, parte da proprio da un dettaglio, che può essere anche un dettaglio fisico, ma che è un qualcosa che poi fa parte della persona. E quindi per seduzione di testa intendiamo genericamente semplicemente qualcuno che non solo, cioè che vada un po' oltre il primo impatto, e che quindi ti seduca anche col cervello. E riesca a tenerci a messaggiare, per esempio, fino alle 4 del mattino quando ti devi svegliare alle 7. Tipo. Ma no, non necessariamente. A volte è vero, noi siamo un po', ci piace essere un po' diciamo miau, nel senso che ci piace. Nella aspetta. Miau sarebbe, abbi pazienza. Siamo tre maschi qua. Ok. Il latto miau della seduzione è un po' gattoso, così, dai, ci sta, però piace anche a voi. Il messaggino a volte crea delle emozioni uniche, perché comunque sono quelle emozioni che passano anche attraverso la spina dorsale, cioè sono belle, okay, perché sono comunque anche lì dei brividi, cioè quell'elettricità
che poi però si può anche in una relazione ovviamente coltivare, tenere accesa. Okay. A volte questi messaggini, se sono un po' sorprendenti, ecco, per esempio utilizzo la parola sorprendente per far capire cosa vuol dire magari per me la seduzione di testa, è quello, cioè non qualcosa che va contro lo stereotipo, che va contro la banalità, va contro la piattezza. Mm. Qualsiasi frase, anche bella, anche una frase, non so, presa da Neruda, da un poeta, una frase originale, una volta che tu la ripeti 2 o 3 volte, ovviamente, come dice Goethe, un arcobaleno dopo un quarto d'ora non lo guardi più. Mm. E quindi è la sorpresa, quindi l'idea che di testa una persona abbia pensato a variare, e nel variare ti sorprende e quindi ti emoziona, ti seduce di testa. Mirko, leggo velocemente il messaggio di Anna che dice: ciao, seduzione è uno sguardo. Vedi. Lei vuole chiudere, è vero, così. Anna, ha ragione. Vedi, allora diciamo, mettiamola così, se ho ben capito, da uomo lento quale sono, che la seduzione è tutto ciò che fa in modo che ti passi quel brividino lungo la schiena, che fa in modo da renderti il momento, e quindi tutti i momenti, estremamente particolari e che valgano la pena di essere vissuti. Dico esatto. Bene? Certo. Alberto, sì. Mi raccomando, allora prendi 2 biglietti per il sì, teatro, certo. Suoni e citofoni e dici: ciao, scendi che stiamo andando a teatro. Ecco, funziona. Come va come seduzione? Ci bello. Provo? Dai, sì. Interessante. Sì. È ancora più interessante, e scendi che ho 2 biglietti aerei. Torniamo tra poco, state lì. E si continua con la nuda verità. Vi chiedo un po' di attenzione, sì. Perché ci sono un po' di messaggi che sono arrivati al nostro numero di WhatsApp, il 340 15 69 580. Allora leggo il primo, dice: la seduzione ha la stessa valenza sia per l'uomo che per la donna, si sviluppa e si manifesta in modo diverso a seconda della persona e del suo livello intellettivo ed empatico. Strumenti che la natura ci offre per la sopravvivenza. Un saluto agli ospiti in studio, sono 2 ragazze, ah no, una sola, Lisa e Silvia, sì. Dipende poi dei giorni. Esatto. Allora, poi cosa ne pensate della seduzione via app, Instagram e Tinder, Marcello? Mm. E poi abbiamo quest'altro messaggio da Marco di Milano, dice: come atto di seduzione io le ho preso a sorpresa 2 biglietti per la Giamaica, gran vacanza. Vedi? Ok, io ho fatto la stessa cosa con 2 biglietti del tram per Cinisello, però non ha avuto lo stesso effetto. No, va bene, grazie ai nostri ascoltatori. C'è anche Flavia che ci dice: indubbiamente se l'uomo è colto, brillante, carismatico, è fortemente seducente, in caso contrario fa calare l'eros a picco. Vedi il discorso di cui parlavamo prima. A proposito di eros a picco, cara la mia Francesca De Logu, allora abbiamo parlato fino adesso di quello che insomma è seducente eccetera, ma dobbiamo anche, perché noi siamo una trasmissione di servizio sentimentale, cercare di suggerire agli uomini quello che invece non va fatto, perché fa in questo modo l'effetto contrario rispetto a quello della seduzione. E allora ti do subito un input, perché vai. A quel poco che ne so, la combo, cioè la combinazione fatta da monopattino, zainetto e scarpa da tennis, distrugge qualsiasi voglia, come dire, sì. Uccide qualsiasi cosa. È vero o no? Sono felicissima che tu mi abbia chiesto questo, perché allora la combo, non so, il monopattino, per me, avevo fatto anche un sondaggio su Instagram su questo tema, per me è veramente qualcosa che fa calare a picco l'eros, cioè come fa a essere seduttivo un uomo sul monopattino? Forse magari poi quando scende, ma deve recuperare tanto, cioè deve veramente impegnarsi tanto, perché a quel punto, dopo che l'hai visto così impettito sul monopattino, il monopattino ti dà proprio quell'aria poco intelligente, non lo so. Capisco, quindi c'è un rapporto di proporzionalità inversa tra l'intelligenza e l'uso del monopattino. Sì, so. No, scherziamo. Poi anche scherziamo. Proprio la posizione, con così tutta la rigidità, ecco. La rigidità. Ho capito. Allora, dunque, io azzardo, forse potrebbe avere qualcosa relativo all'essere adolescente, all'essere molto giovane, all'andare in bicicletta, cioè che tiri in qualche modo inconsciamente dell'adolescenza, forse è per quello che è poco seduttivo, fa poco uomo. No, per me no, perché poi alla fine l'uomo anche lì, che magari invece è un po' adolescente a volte, perché naturalmente la bellezza
bellezza della seduzione è secondo me appunto nella varietà, perché la ripetitività poi non è più seduttiva, nel senso che quando tu hai trovato una modalità e la ripeti, l'iterazione di questa modalità già non è più seduttiva. La varietà, l'improvvisazione un po' jazz ogni tanto nella seduzione fa tantissimo. Ok, capisco. Però va bene. L'adolescente che c'è in voi uomini, come in noi donne, è bello appunto nella complessità, nelle varie sfumature delle pieghe umane, e ci sta. E secondo me non è quello. E il monopattino proprio in sé ti crea quella postura con quell'aria anche un po' convinta, nel senso che poi tu alla fine hai un po' paura di cadere, quindi non hai mai una faccia veramente rilassata. Ah, per quello dici tu. Quindi la rigidità che arriva da... Vabbè, noi ci scusiamo con tutti i produttori. Detto questo, invece un'altra cosa che è anche lì tipica che le donne amiche tue, ma anche lettrici, hanno visto, come dire, come morte della seduzione. Ah, beh, pensavo che mi stessi per... No, è una domanda. Io ne avrei mille che mi vengono in mente, però bisogna vedere se per voi è la stessa cosa. Tantissime. Allora, vabbè, nel look, quella più... quando facevamo anche dei sondaggi con le lettrici, quella la più votata era sempre il calzino. Ah, vedi, quello bianco, calzino bianco è sempre stato un grande classico, no? Quello che veramente, come dire... abbassa l'ormone, come si suol dire. Alberto, buttali, per favore, buttali sti calzini, che l'ho visto il tuo cassetto. Ma sono fantasmini. Vabbè. E quindi, ecco, quello del calzino, poi anche lì è soggettivo. Per esempio, a me il calzino bianco fa venire in mente Michael Jackson, e quindi tutta la sua seduzione nella danza, il suo modo di muoversi, così. Quindi per me, per esempio, il calzino bianco non è qualcosa che mi allontana da un uomo. Neanche abbinato col sandalo da tedesco? No, ma guarda che anche il sandalo da tedesco, ho un amico che suona, un musicista che usa solo sandali da tedesco in plastica. Vedi? Lui li chiama granchietti. Vedi, e lui, devo dire, che è un tipo molto rock and roll, che piace molto alle donne. Quindi dipende tutto da come porti le cose. Una volta in Cile, in un hotel sperduto in mezzo al deserto dell'Atacama, c'era questo uomo che scendeva a cena con le ciabatte di spugna della camera. Ciò nonostante, questa cosa, cioè lui era comunque anche un bel tipo, ma questa cosa secondo me aumentava i punti, perché lui era così sicuro di sé quando andava al buffet con sta ciabatta di spugna bianca. E quello è il fatto di essere sicuri di sé che ti può consentire di mettere qualunque cosa. Francesca, siamo sommersi da messaggi, li leggeremo tra poco, state lì, fermatevi. Radio. Qui su Radio Millennium, fermatevi un attimo, perché non riusciamo più a star dietro tutti i messaggi che stanno arrivando al 340 15 69 580. Siccome non abbiamo tanti minuti ancora a disposizione, lo so. Ne ho scelto uno a caso. Allora, credo che il segreto per far funzionare un rapporto sia quello di non dare mai per scontato il proprio partner, mantenendo sempre vivo il gioco della seduzione. Che ne pensate? Un saluto a tutti da Gaia. Ok, Francesca. Allora abbiamo parlato del non dare per scontato o del cambio, comunque della variazione della seduzione. Cosa ne pensi? Sono d'accordissimo. Non bisogna dare per scontato e non bisogna essere scontati per sedurre. Quindi tu dici variare in qualche modo, ma tipo fammi un esempio, cioè, partiamo da quello romantico, no? Quello che seduce dal romanticismo all'antica, tipo Alberto Zanni con i fiori e quant'altro. Lì, certo. Ecco. E che a volte cosa succede? Che per esempio l'uomo che ha un'attitudine a essere particolarmente romantico, faccio un esempio a caso, e magari non so, manda i fiori, fa quei classici gesti romantici che possono essere di tanti tipi, manda per esempio una poesia anziché un messaggino freddo, eccetera. A lungo andare vede che questa sua forma di seduzione funziona, e quindi tende anche lì a essere un po' reiterativo, cioè così succede anche alla donna, ovviamente è simmetrico, cioè è una cosa che succede a entrambi. Però magari voi uomini siete un po' più pigri in questo, quindi a volte l'uomo che sa di essere, di avere successo, di avere una sorta di quoziente di seduzione dato dalla sua modalità, che facciamo un esempio possa essere quella romantica, tende poi a essere sempre romantico, e noi alla fine questa la prendiamo come una cosa scontata, prevedibile. Non bisogna mai essere prevedibili, soprattutto nel momento in cui
l'altro dice ah, adesso si aspetta qualcosa, invece tu lo devi spiazzare. Cioè l'uomo sempre romantico un giorno deve prenderti anche e metterti, buttarti sulla lavatrice, ecco. Molto bene, così molto come bene. L'uomo invece che non fa mai gesti romantici, mm-hmm, e che sempre più magari non so il sensualone, un po' più come dire primitivo, sì, il giorno in cui non so ti fa trovare un cioccolatino sul cuscino ti spiazza. Ok, e quindi la varietà ci vuole. Ok, quindi il concetto è cerchiamo sempre di sorprenderle, sì. Io ricordo le donne che mi dicevano l'uomo che mi sorprende, no? Io sì, mi dicevo nella mia testa madonna chissà cosa devo fare, devo parcheggiare un Boeing 747 in salotto, cosa devo fare? No, in realtà sono cose più piccole e attiene a questa, sono piccoli a questa cosa gesti, la sorpresa è proprio semplicemente, non è tanto la sorpresa in sé per sé, mm-hmm, quella che viene considerata una sorpresa, ti faccio una sorpresa, ma mm, è proprio la sorpresa, può essere anche semplicemente uno spezzare la routine della propria gestualità quotidiana. Ne dobbiamo fare, dobbiamo fare una puntata sulla routine quotidiana, sì, secondo sì, me. Cosa sì, ne pensi, Alberto? Guarda, penso proprio di sì. Senti, ne approfitto per leggere altri messaggi. C'è quello di Margherita che dice: ecco appunto, è tutto molto soggettivo. Personalmente preferisco un uomo che se ne va in giro in monopattino a uno che ostenta ricchezza, a cui le donne, diciamocela tutta, sono molto sensibili. C'è anche questo. Beh, poi se è ricco ma va in giro in monopattino, no, fa la combo vincente. Infatti, certo. Infatti, perché spesso poi chi va in monopattino non è detto che non possa permettersi una macchina di lusso. Certo. Anzi, molto spesso sul monopattino si vedono proprio questi, anzi, uomini anche che ostentano ricchezza attraverso altre cose, magari hanno l'orologione, sì, oppure la cravattona firmata. Quindi effettivamente il monopattino per me, indipendentemente dal fatto che uno sia ricco o povero, è proprio un qualcosa che non è seducente per la posa in cui sei, in così sé. Cioè non puoi essere seducente messo così. Vabbè, però in due dai, no, un po' adolescenziale come no, scena, no, no, la no, gita romantica in monopattino esatto, ci no, si abbraccia, no, per carità, no, no, per me no. Vabbè, allora io ti posso dire per esperienza che tutto bene, tutto d'accordo, ed è molto condiviso nel mondo femminile a quel poco di esperienza che ho, ma nel momento in cui fai la gita in due su due monopattini lei di solito si diverte come una matta da quel momento in cui ci salta sopra. Poi per carità, vedremo, ognuno fa le cose, certo noi ovviamente generalizziamo un po', è chiaro, no, però diamo questi piccoli input che poi possono essere condivisi un po' di più un po' di meno, ma che comunque è sempre meglio sapere che non sapere. Questo vale sia per il mondo femminile che per il mondo maschile. Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Mamma mia, com'è volata stavolta. Cioè, ci sono rimasto male perché sembra che abbiamo iniziato proprio da 5 minuti. Gli argomenti sono interessanti. Secondo me vale la pena replicare prossimamente. Ma assolutamente sì, Francesca. Noi ti vogliamo, anzi, pare che dalla direzione dicano che le prossime 20 puntate le condurrà Francesca al posto mio. E io sono molto contento. Anch'io, anch'io. Beh, figurati, figuriamoci. Solo se voi due sarete ospiti fissi. Bene, bene. Allora a questo punto, senz'altro. Il punto è: di che cosa parleremo settimana prossima? Settimana prossima sarà una settimana un po' forte, una trasmissione un po' forte, perché parleremo di quello che in americano e in inglese si definiscono gli friends with benefits, che tradotto in italiano come lo possiamo dire in maniera che si possa dire a quest'ora del pomeriggio? Trombamico si può dire. Bravissimo, i trombamici, esattamente, parleremo proprio di questo, sì. Bene, è stato un piacere averti ospite qui, Francesca. Grazie per l'invito, grazie. Un grande piacere, sì. Noi ci rivediamo venerdì prossimo, peccato che non c'è Francesca, però insomma, sarà per la prossima volta. Però vieni a trovarci quando certo, vuoi, la porta tornerò è sempre presto, aperta per te. Radio Millennium è come se fosse casa tua, quindi assolutamente sì, ti ospitiamo. Ciao e ciao venerdì a prossimo, a venerdì con prossimo, La Nuda Verità. Ciao! La Nuda Verità, la rubrica di Millennium che si mette a nudo e vi racconta i segreti dell'amore, la passione, la differenza tra uomo e donna e la verità sulle coppie. La Nuda Verità di Mirko Spelta, tutti i venerdì alle 18:25 su Radio Millennium. Hai già letto il libro di Mirko Spelta, Scusa se ti chiamo stronzo? Lo trovi su Amazon in libreria e tutti i digital store, edito da APM Mondadori.